due soggetti, due realtà che oggi si stanno impegnando nel nostro contesto politico e culturale per la riaffermazione dei valori della nostra Costituzione, come dice ovviamente il nome delle due associazioni. E perché abbiamo, come molti di noi che siamo qui presenti oggi condividiamo, abbiamo la forte paura del pericolo che si sta correndo nel restringimento, nella limitazione delle libertà costituzionali, del venir meno del rispetto di alcuni principi appunto sanciti nella nostra carta fondamentale, che vanno a colpire soprattutto diritti fondamentali, diritti sociali, diritti civili. Per cui abbiamo avviato già da tempo un percorso insieme, oggi siamo qui per affrontare un tema molto, molto importante, anche molto sentito, soprattutto nel mondo che ci appartiene, sulla valutazione e gestione dei beni comuni. Abbiamo preso spunto anche da quella che è una proposta che adesso sta... la proposta di legge di iniziativa popolare proprio sulla ridefinizione dei beni comuni, e è nata una forte preoccupazione rispetto a questa proposta di legge di iniziativa popolare appunto, e sulla base di queste preoccupazioni e sugli studi del professor Maddalena è stata tratta l'ispirazione per la stesura di una proposta di legge che nasce proprio da un progetto del professor Maddalena, depositato in Parlamento, e che dovrà intervenire sulla revisione del codice civile per la definizione di bene comune, appunto, e bene demaniale, per salvaguardare il ruolo dello Stato, il ruolo del pubblico all'interno del nostro contesto. Allora, innanzitutto vorrei fare alcuni ringraziamenti e ringraziare il professor Ivano Spano, che ci ospita qui questa mattina, e vorrei ringraziare anche per la sua presenza l'ingegner Gianni Cara, che è il presidente dell'Università Internazionale per le Nazioni Unite per l'Europa, che appunto oggi sono qui e che ascolteranno i nostri lavori. E oggi inizieremo con un'introduzione da parte del professor Giacchè, avremo poi anche un quadro di riferimento da parte del professor Maddalena, e poi via via avremo anche gli interventi da parte di realtà sociali, realtà amministrative che si trovano a dover affrontare il tema dei beni comuni, della gestione dei beni comuni. Questo incontro di oggi fa parte di un percorso, appunto, come ho già detto, che abbiamo intrapreso da tempo, con una collaborazione molto stretta sia con Attuare la Costituzione, col professor Maddalena, e anche con Giuseppe Libutti, e come Padre Costituzione appunto abbiamo sviluppato questo progetto e questa iniziativa politico-culturale. Oggi è una tappa di questo percorso che, insieme anche ad altri soggetti, altre associazioni, ad esempio Senso Comune, l'associazione Rinascita, stiamo percorrendo appunto sui temi della Costituzione italiana. E il 9 marzo, attraverso vari incontri che faremo in tutta Italia, arriveremo anche ad un'assemblea nazionale che si terrà proprio qui a Roma, al Teatro dei Servi, a cui ovviamente siete tutti invitati a partecipare. Questo appunto, anche rispetto a questo confronto su questo testo di legge, su questa proposta di legge, è un primo incontro, ne seguiranno anche altri, perché è giusto affrontare questo tema, capire quali sono i rischi che si corrono nell'approvazione del testo di legge, della proposta di iniziativa popolare che ora è in discussione diciamo all'interno, no? Insomma, come molti di noi hanno avuto modo di poter osservare, all'interno di vari contesti politico-sociali, per cui abbiamo ritenuto importante affrontare questo momento di approfondimento per capire quali possono essere i rischi reali che si corrono, attraverso però un confronto costruttivo che possa dare degli elementi di approfondimento che siano appunto costruttivi, assolutamente non in termini distruttivi appunto. Darei intanto la parola a Vladimiro Giacchè, che ovviamente ringrazio. Grazie a voi per aver organizzato questa iniziativa.
Io mi soffermerò, vorrei partire proprio dalla nostra Costituzione per cercare di capire quali sono i tipi di proprietà che sono presenti in Costituzione, e poi cercherò di fare una, ovviamente una rapida, per forza di cose rapida, carrellata su quello che è successo, sul percorso diciamo che inizia nel 57 con il Trattato di Roma, che istituisce la Comunità Economica Europea, e quello che è avvenuto dopo dal punto di vista diciamo delle forme di proprietà e in particolare del rapporto tra Stato e mercato. Nella Costituzione, come noto, il termine beni comuni non è presente, sono presenti però una serie di formulazioni che ricorrono insistentemente in alcuni articoli, in particolare in quelli dedicati ai rapporti economici. Si parla di utilità sociale, di fini sociali, di interesse generale, di utilità generale, e è molto importante il fatto che queste formulazioni ricorrono proprio negli articoli in cui la Costituzione enuncia, diciamo, distingue, passa in rassegna le diverse forme di proprietà. Leggerò brevissimamente questi articoli perché la cosa migliore con la Costituzione è leggerla, prima ancora che parafrasarla, proprio per la chiarezza che la ispira, insomma, che traduce da ogni articolo. Mi riferisco in particolare agli articoli 41-47, che sono articoli centrali tra quelli dedicati ai rapporti economici, che sono gli articoli dal 35 al 37. Articolo 41. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Articolo 42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato ed incluso a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. La legge stabilisce le norme e i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. Articolo 43. A fini di utilità generale, la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazioni e salvo indennizzo allo Stato, agli enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. L'unione bancaria è un giudizio incostituzionale anche perché contraddice l'articolo 43, in quanto sostanzialmente proibendo l'intervento pubblico, i cosiddetti salvataggi pubblici delle banche, impedisce che questo, che, diciamo, in questo caso dei servizi che sono essenziali, servizi pubblici essenziali possano essere di proprietà dello Stato. Articolo 45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura con gli opportuni controlli il carattere e le finalità. Se questo è vero, la legge 49/2016 che ha promosso la costituzione di gruppi bancari cooperativi probabilmente ha problemi di costituzionalità. Articolo 46. Ai fini dell'elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi alla gestione dell'azienda. Articolo 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. In particolare la prima parte di questo secondo comma è chiaramente a sostegno della mutualità cooperativa, evidentemente. Questo è un altro articolo che è stato vulnerato dall'Unione Bancaria, in quanto il bail-in prevede in qualche misura che in qualche caso il risparmio possa non essere tutelato. Questi articoli evidenziano che cosa? Evidenziano il carattere di economia mista che è stato attribuito dalla Costituzione all'economia italiana. Un'economia mista che ammette tre forme sostanzialmente, la forma di proprietà pubblica, la forma di proprietà privata e anche la forma cooperativa che è inserita, diciamo, in quella privata sostanzialmente, però ha delle caratteristiche peculiari. Ma questo carattere di economia mista e la molteplicità di forme di proprietà riconosciute dalla Costituzione è parte integrante, come dicevo prima, di quei rapporti economici che sono inseriti nella prima parte della Costituzione e che hanno la finalità di realizzare, anche attraverso il governo democratico dell'economia, i valori e i diritti indicati nei principi fondamentali, i primi 12 articoli della Costituzione. Qui rilevano in particolare due articoli, dopodiché prometto che non cito più niente. Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e sociali. È compito della Repubblica, questo è l'articolo forse fondamentale della nostra Costituzione, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Questo articolo si lega ovviamente al successivo, cioè all'articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Allora, è evidente che le forme economiche previste dalla Costituzione, le forme di proprietà, sono funzionali, si trovano appunto, a realizzare questi primi articoli della Costituzione, a realizzare i valori dei primi 12 articoli, in particolare del terzo e del quarto. Più in generale, i contenuti della Costituzione, ogni Costituzione nasce in un periodo storico determinato, la nostra è nata in un periodo in cui era chiaro quali danni avesse fatto all'economia mondiale, ma direi, come dire, alla pace, il disastro della crisi del 29 e quello che poi ne era seguito. Tutto questo aveva introdotto non soltanto in Italia un ragionato scetticismo nei confronti dei monopoli privati e nei confronti di un mercato senza regole, sostanzialmente. Non a caso, dopo la Seconda Guerra Mondiale, anche partiti che oggi noi non sospetteremmo di pulsioni di questo tipo, come la CSU, avevano nel loro programma la nazionalizzazione delle imprese, contro i monopoli privati, contro il loro ruolo nella guerra di Hitler. Come sapete, l'intera industria tedesca si schierò con la Germania nazista e, diciamo, contrariamente a alcune diffuse leggende metropolitane, Hitler fece un piano di importanti privatizzazioni, soprattutto in ambito bancario. Ma la consapevolezza era più diffusa. In un testo uscito negli Stati Uniti di Lauterbach nel 1948 si legge: se c'è una lezione da trarre dai disastrosi avvenimenti del decennio che va dal 30 al 40 è che il caos economico ha effetti letali sulla libertà e la pace. Fu l'insicurezza economica, più di ogni altra causa, a provocare dopo il 29 il passaggio della Germania a un regime di carattere totalitario volto all'aggressione militare. Cioè c'è un nesso tra governo democratico dell'economia e, come dire, e libertà, un nesso positivo in queste formulazioni.
Dal punto di vista pratico, nel 1946 in Francia viene introdotto il commissariato al piano e si parla in questo caso, per distinguerla da quella sovietica, che era una pianificazione di comando, si parla di pianificazione indicativa, ma questa pianificazione indicativa dava obiettivi di produzione ai vari settori, cioè non era indicativa in termini eccessivamente generici. Si sviluppa in alcuni piani quadriennali che vanno avanti sostanzialmente sino agli anni 60. Un'agenzia per la pianificazione economica viene creata in Giappone, in Olanda e in Norvegia. In Italia, curiosamente, tutto questo avviene un po' più tardi, avviene negli anni 60. In questi stessi anni, in Italia, Belgio, Gran Bretagna e Danimarca, si sviluppano degli elementi di programmazione economica, a volte anche abbastanza spinti. Ma nel frattempo succede un'altra cosa, ovviamente. Ci sono i trattati di Roma. Nel 57 viene stipulato il trattato di Roma. Qual è la posizione dei trattati europei rispetto alle forme di proprietà? Questa posizione è inizialmente indifferente, almeno formalmente, anche se dietro l'apparente indifferenza emergono posizioni diverse e in conflitto tra loro. Da un lato c'è la tradizione francese che appunto punta verso una pianificazione indicativa, dall'altra quella tedesca, dell'ordoliberismo tedesco, e allorché la Commissione economica all'inizio degli anni 60 decide, la Commissione della Comunità Economica Europea, questa è abbreviata in Commissione Europea, quando decide di fare una previsione economica a medio termine, scoppia un dibattito anche molto duro. In Germania ci sono delle polemiche molto forti perché si ritiene che anche soltanto prevedere a medio termine introduca degli elementi, come dire, di economia di piano quasi. C'è un dibattito importantissimo su questo che avviene a Francoforte, alla Listgesellschaft, nel 63. Ne dà conto un libro, a mio giudizio, molto importante, che si chiama Planning ohne Planwirtschaft, cioè pianificazione senza economia pianificata, che è il tentativo di contrapporre un modello europeo, in qualche modo, a quello vigente nei paesi dell'est. Al dibattito, però è molto interessante perché appunto dà conto proprio di questa frattura, di queste diverse posizioni. Ma la cosa più interessante è, all'interno di questo contesto, l'intervento di Walter Hallstein. Walter Hallstein è il primo presidente della Commissione Europea, e starà in carica moltissimo, perché sta in carica dal 58 al 67. L'intervento che fa in questa sede è un po' più pacato di quelli che faceva come giurista nazista negli anni 30, in particolare c'è un intervento a Rostock che consiglio, insomma, a chi conosca il tedesco, purtroppo non è tradotto in italiano, di leggere, è molto interessante perché giustifica sostanzialmente la guerra di aggressione di Hitler con raffinati, ma non troppo, argomentazioni giuridiche. In questo caso è un po' più raffinato effettivamente e giustifica l'opera della Commissione in questo modo. La Comunità Europea si è confrontata e si confronta in diversi modi nel suo compito di difendere le nuove libertà che apporta, col mettere da parte la tradizionale angustia della politica economica a livello degli Stati nazionali. Rispetto a queste nuove libertà, appunto, di mettere da parte gli Stati nazionali, si confronta con la presenza dello Stato e con il suo intervento nell'economia. La comunità non interviene nella vita economica, ma reagisce all'intervento degli Stati nella vita economica. Il filo conduttore di questo confronto tra la Comunità Economica Europea e gli Stati, secondo Hallstein, è lo scopo strategico della Comunità Economica Europea. Qual è questo scopo? È l'unione delle economie nazionali, non soltanto la creazione di un mercato comune, ma niente meno che la fusione di queste economie nazionali. Il nostro compito, pertanto, deve essere quello di rendere compatibili tra loro gli interventi sull'economia che troviamo a livello nazionale, di coordinarli tra loro,
forse diffonderli tra loro, in maniera tale da far sì che l'isolamento di partenza delle economie nazionali ceda il passo, quantomeno alla possibilità, alla chance, di una economia unica. Questo significa, in particolare, dal momento che la nostra comunità economica europea è in sostanza, come ognuno sa, all'epoca era questo, un'unione doganale, dobbiamo evitare che la costruzione di questa unione doganale sia vanificata e aggirata dall'allestimento di altre barriere, finalizzate a rendere reversibili gli effetti dell'eliminazione delle barriere ai commerci rappresentate dai dazi. A fianco di questo compito, che è un compito che lui definisce come difensivo della comunità, prosegue Hallerstein, c'è quello positivo o costruttivo. Esso è rappresentato dalla creazione di un ordine economico caratteristico della comunità stessa, naturalmente un ordine basato sulla concorrenza. E questo, come dice, può essere dato per scontato, in quanto la filosofia alla base del Trattato di Roma è quella dell'economia di mercato. Su questa base sorge il confronto della Commissione con gli interventi degli Stati nell'economia, perché, conclude Einstein, il nostro aiuto all'economia consiste nel favorire la concorrenza e dunque abbattere tutto quello che le si oppone. La cosa interessante di queste parole è che è tracciato esattamente il percorso dei decenni successivi, in cui l'Unione, la Comunità Europea evolve in Unione Europea, quella che da Maastricht chiamiamo così, e che ha come passaggio esattamente unione doganale, mercato comune, mercato unico e poi moneta unica e da ultimo unione bancaria. In questo percorso due passaggi sono particolarmente importanti perché esplicitano quello che in nuce era già contenuto in quella impostazione. I passaggi sono quelli dell'atto unico europeo dell'86, quindi il completamento del mercato unico, e poi il trattato di Maastricht, cioè la moneta unica. Questi due passaggi, anche in questo caso c'è un contesto storico di riferimento, questi due passaggi si collocano nel pieno del trionfo del neoliberismo a livello mondiale. Per quanto riguarda l'atto unico europeo, il background è la Thatcher e Reagan e ovviamente la crisi dei paesi del blocco sovietico, quanto a Maastricht evidentemente è l'ondata neoliberista e la relativa, l'assoluta egemonia, insomma, che in quegli anni si produce dopo il crollo del blocco sovietico. Ormai nei trattati è inserito esplicitamente il concetto di economia sociale di mercato, che ancora nel dibattito di cui parlavo prima era uno dei cori del dilemma, no? Cioè era la componente, diciamo, ordoliberista dell'alternativa, e che ancora negli anni 50 designava il solo esperimento tedesco. Viene meno la cautela che ancora appunto negli anni 60 caratterizzava la comunità economica europea e che Alfred Müller Armack, nel volume che avevo citato anche prima, caratterizzava con queste parole: nella stesura del Trattato di Roma abbiamo consapevolmente evitato di tradurre in realtà istituzionale uno specifico concetto di ordine economico. Dall'atto unico europeo è chiarissimo che uno specifico concetto di ordine economico invece è tradotto in norma vincolante per gli Stati. In questo contesto si colloca il rollback, chiamiamolo così, della proprietà pubblica in molti paesi e in particolare nel nostro. Cosa succede? C'è un vero e proprio smantellamento, come sapete benissimo, della proprietà pubblica dagli anni 90 in poi, sostanzialmente. In questo smantellamento un gioco decisivo è giocato, un ruolo decisivo è giocato dalla Commissione europea, che usa come grimaldello la categoria di aiuti di Stato, sostanzialmente. Nel 93 viene concluso un accordo tra Van Miert, il famoso accordo Van Miert-Andreatta, che preclude ogni ulteriore afflusso di pubblico denaro all'IRI. Cosa succede? In questo caso ce lo ha raccontato Pierluigi Ciocca in un bel libro sulla storia dell'IRI. Indistintamente gli apporti statali al fondo di dotazione vennero equiparati ad aiuti di Stato. Si prevede l'impegno italiano di ridurre entro il 96 l'indebitamento in essere dell'IRI di
anzi di ieri, Eni e Bene, a un livello comparabile con quelli accettabili per un investitore operante in condizioni di economia di mercato. Questa è la formulazione che fu usata allora. Il livello di indebitamento, secondo la formulazione adottata senza alcuna specificazione e aggiungo senza alcuna base empirica di riferimento, venne fissato nel 60% del capitale investito. Andatevi a vedere qual è la proporzione di debito sul capitale di alcune imprese della New Economy, poi ne parliamo di questa proporzione. Era ovviamente una cifra molto inferiore al 100%, assolutamente non patologico, dell'IRI nel 92. L'abbattimento del debito IRI per circa 30.000 miliardi di lire, in questo modo, mancando ogni afflusso da parte dello Stato, poteva quindi realizzarsi solo attraverso massicce dismissioni. Risultato, tra il 1985 e il 2009 l'Italia privatizza beni di proprietà pubblica per 160 miliardi di euro, il 18% del PIL italiano nel 94. La metà di queste privatizzazioni avvengono tra il 96 e il 2000. La privatizzazione è pressoché totale in un campo, cioè quello bancario, in cui a inizio del 90 il 73% delle banche era in mano pubblica e alla fine del decennio non ce n'era più nessuno. Come ha ricordato Artoni, l'accordo Andreatta Van Miert costituì il viatico per un processo di dismissione delle imprese pubbliche facenti capo all'IRI, al di fuori di ogni disegno complessivo di ragionata tutela di settori industriali potenzialmente determinanti per lo sviluppo economico del Paese. L'unico imperativo sembra essere stato quello, è stato quello, di vendere al fine di soddisfare l'obiettivo, molto ravvicinato nel tempo, di ridurre la consistenza del debito pubblico. Questa scelta ha contribuito, o meglio questa imposizione se vogliamo, ma è stata un'imposizione che è stata accettata, qui si può parlare anche di scelta, ha contribuito in maniera importante al declino economico italiano del ventennio successivo. È venuto meno il nesso tra proprietà pubblica e conseguimento di diritti costituzionalmente riconosciuti e tra proprietà pubblica e governo dell'economia, ovviamente, a maggior ragione. Contemporaneamente con Maastricht, che è del 92, un anno prima dell'accordo Andreatta Van Miert, entra in vigore il più formidabile dispositivo neoliberale del mondo. Stabilità dei prezzi come valore assoluto, senza neanche dare alla banca centrale un altro obiettivo come quello del mantenimento di una soglia accettabile di occupazione, come invece ha ad esempio la Federal Reserve americana, e dumping fiscale e dumping sociale come strumenti essenziali di recupero della competitività nel confronto tra sistemi all'interno dell'Unione Europea, in particolare all'interno dell'Unione Monetaria. Poi succede qualcos'altro, c'è il tentativo di fare una Costituzione Europea drammaticamente regressiva rispetto ai diritti della Costituzione della Repubblica Italiana. Per fortuna questo tentativo viene bocciato dagli unici due paesi in cui si era svolto un referendum su questa pseudo-costituzione, ossia la Francia e l'Olanda. Dopodiché, in una procedura abbastanza consueta, diciamo, nell'ambito comunitario, viene travasata la quasi totalità dei suoi contenuti nel cosiddetto Trattato di Lisbona, che è del 2005. Il resto è una storia più vicina a noi. Dopo due anni inizia la crisi e dopo la crisi abbiamo la riscoperta degli interventi pubblici. La disciplina degli aiuti di Stato che era stata fondamentale per smantellare la componente pubblica dell'economia italiana viene assolutamente messa da parte e gli Stati europei, tutti tranne uno, l'Italia, spendono qualcosa come 1.600 miliardi di euro per salvare il loro sistema finanziario. È una socializzazione delle perdite su scala inedita che non ha riscontri né passati né presenti a livello mondiale. A questo va aggiunto la politica espansiva delle banche centrali, eccetera, eccetera. Ma contemporaneamente succede qualcos'altro. Alcune riflessioni cominciano a sorgere in ambiti abbastanza insospettabili. C'è un'importante presa di posizione dell'Economist del 2012, rilevando che i paesi che crescono di più nel mondo sono paesi che hanno una forte componente pubblica dell'economia.
E da ultimo, e veniamo a un testo molto recente, perché del 3 gennaio di quest'anno, Paul Krugman rilancia l'economia mista con queste parole: continuano a esserci ragioni molto valide per sostenere l'opportunità di un'economia mista, e la proprietà e il controllo pubblico potrebbero essere una componente importante, anche se non maggioritaria, di questa miscela. A che proporzioni pensa Krugman? Pensa a un terzo di proprietà pubblica e due terzi di proprietà privata. Non sono sicuro che questa parte statale cosa riguarderebbe. Precisamente entra in un campo che ha a che fare con i beni pubblici e con i beni comuni, che riguarderebbe appunto beni pubblici quali istruzione, sanità, assistenza sociale, servizi pubblici, assicurazioni sanitarie e tutto quello che è connesso. Del tutto tra parentesi una piccola notazione, forse Krugman non lo sa, ma nel 17 un socialdemocratico austriaco, Rudolf Gottschalk, definì il capitalismo di Stato proprio in questo modo, cioè uno Stato in cui un terzo delle proprietà è in mano pubblica. E più di recente questo criterio è stato ripreso da altri autori. Ora non interessano ovviamente le proporzioni matematiche. L'importanza del dibattito che è nato negli ultimi anni sui beni pubblici risiede, a mio giudizio, precisamente nel fatto che per un'altra strada anche questo dibattito converge a porre in dubbio il fondamentalismo di mercato che ha ispirato gli ultimi decenni della nostra vita economica, devo dire con risultati che sono sotto gli occhi di tutti. È dubbio invece, dal mio punto di vista, che il concetto di beni comuni individui, sì che è implicite, una sorta di soluzione intermedia, come qualcuno pensa, tra Stato e mercato. La tutela dei beni pubblici deve avvenire, a mio giudizio, attraverso la proprietà pubblica. Comunque la si pensi, su questo punto, una cosa è certa, mi avvio a concludere. Anche in relazione ai diritti di proprietà e alle forme di proprietà possiamo constatare una contraddizione tra Costituzione e trattati europei, e al tempo stesso l'altra cosa che possiamo tranquillamente constatare è un progressivo allontanarsi della legislazione del nostro Paese dal percorso tracciato dalla Costituzione anche in questo caso. Ho finito, la relazione che seguirà del professor Maddalena credo che indicherà alcuni concreti possibili strumenti per cominciare ad invertire questa tendenza. Grazie. Professor Giacchè, adesso la parola la diamo al professor Maddalena, che ci farà un quadro appunto sulla dimensione legata ai beni comuni e anche a una descrizione delle perplessità nate e che hanno poi portato alla stesura di questa proposta, disegno di legge di iniziativa parlamentare sulla revisione del codice civile. Quindi diamo la parola al professor Maddalena. Grazie. Grazie per essere intervenuti a questo convegno che oggi vuole essere un po' come la riscossa di tutti coloro che si occupano del bene della patria, perché le associazioni che hanno organizzato questo convegno si chiamano Patria e Costituzione e Attuare la Costituzione. Quindi queste due associazioni hanno in comune la Costituzione e da un lato si mette il concetto di patria, che mi pare importante sottolineare, cioè di tutti, e dall'altro si pone in evidenza come soltanto la Costituzione della Repubblica Italiana, che l'attuale governo sta cominciando di nuovo a manomettere in modo, fatemi usare una parola ecclesiastica, in modo blasfemo, e quindi le due associazioni si sono unite in questo consesso proprio per porre in chiaro
quelli che sono gli elementi essenziali per rimettere sui giusti binari il nostro, la nostra patria. Permettetemi di dire innanzitutto un grazie all'amico Vladimiro Giacchet, che vi ha fatto scorrere sotto gli occhi gli articoli della Costituzione, che vi ha posto in evidenza cosa è l'ordinamento europeo e quanto la Costituzione sia in contrasto con i trattati europei. E ha posto in evidenza come il nostro modo di essere di oggi, il nostro pensiero, sia conforme a un pensiero che è tenuto ancora sotterraneo, ma di cui Sanders ne ha dato piena evidenza con la sua propaganda e col suo ritorno in politica oggi di recente, un pensiero che è dominato da un pensiero economico direi perenne, perché è dalla SFR che poi viene fuori il neoliberismo attuale trionfante, e che, come dire, si è rivelato nei fatti estremamente dannoso. E permettetemi, prima di entrare nel discorso, di precisare cosa intendiamo per patria. Noi intendiamo per patria la comunità politica, cioè dire lo stare insieme di più persone nello stesso territorio. E la comunità politica è formata dal popolo che si sente unitariamente collegato, per cui il cittadino è concepito come parte del tutto, così come facevano i romani, poi dal territorio che dà il sostentamento al popolo, il luogo dove il popolo risiede ed esplica le sue attività e persegue anche quelli che sono gli strumenti necessari per lo svolgimento della persona umana, per il vivere di tutti i giorni e per il progresso materiale e spirituale del popolo stesso, e infine la sovranità. Quindi tre elementi costituiscono la comunità politica, e questa comunità politica è stata attaccata e infranta dal pensiero economico dominante del neoliberismo. Il disastro è sotto gli occhi di tutti. Che domini il pensiero neoliberista è un fatto di comune accezione, ma è anche di comune accezione il fatto che l'economia mondiale, globale, è in declino e che l'Italia si trova in una situazione economica pericolosissima che ci porta sicuramente alla distruzione, all'autodistruzione, e non so quale sorte farà il nostro Stato. A questo punto, di fronte a questa situazione di estremo disagio economico, specialmente dell'Italia, io ritengo che la prima domanda che dobbiamo porci è stabilire perché ci troviamo in questa situazione, quali sono le cause che ci hanno portato in questa situazione. A mio avviso le cause vanno ricercate, e ne ho fatto implicitamente cenno, anche esplicitamente cenno, nel pensiero economico dominante e anche nel, purtroppo, nel pensiero giuridico. Pensiero economico dominante è, bisogna sapere in proposito, che grosso modo il pensiero economico si fonda su due teorie fondamentali. La teoria keynesiana, che si fonda sul concetto della redistribuzione della ricchezza alla base della piramide sociale, nell'intervento dello Stato nell'economia. Dell'intervento dello Stato si intende l'intervento di tutto il popolo nell'economia, e in un mondo globalizzato in cui ci sono forti accentramenti di ricchezza, capite bene che se lo Stato è estromesso dall'economia, come in fondo
come abbiamo sentito dall'amico Vladimiro Giacchè, è stato l'obiettivo della Commissione europea, con gli aiuti di Stato negati, se lo Stato non interviene nell'economia, in realtà si dà un colpo fortissimo all'esistenza stessa dello Stato-nazione. Lo Stato-nazione, come dire, è un ostacolo per il pensiero neoliberista, perché il pensiero neoliberista vuole che la proprietà sia nelle mani di privati, non sia nelle mani, non vuole che ci sia un intervento dello Stato, perché lo Stato ha una forte consistenza e può contrastare la potenza delle multinazionali. Quindi le multinazionali vogliono combattere l'unità dello Stato, combattere gli stati nazionali. E in Italia direi che ci sono abbastanza ben riusciti finora, quindi il nostro problema è di ricostruire lo Stato italiano. E voglio completare il discorso sul pensiero economico citando l'altro pensiero economico, il pensiero neoliberista. Prima era quello dell'SFR, poi visto gli effetti deleteri del principio della mano invisibile del mercato senza regole, hanno cambiato nome, si sono chiamati con Hayek neoliberisti. Poi è uscito un bel libro di Milton Friedman negli anni 60 che ha circolato nel mondo, è passato nelle mani di Pinochet che l'ha adottato e ha distrutto il Cile, è passato nelle mani della Thatcher che lo ha applicato in Inghilterra, dove il divario tra ricchi e poveri ha raggiunto un livello mai raggiunto nel passato, è passato nelle mani di Reagan che ha fatto quello che poteva nella fine del suo mandato, è andato nelle mani di Clinton che ha privatizzato quello che poteva negli Stati Uniti d'America, dove i lavoratori si trovano in forte difficoltà. In parte lo hanno attuato anche la Francia e la Germania, però la Francia e la Germania, a differenza di noi, hanno tenuto ben saldo la banca pubblica. In Germania c'è una banca pubblica che ha un ottimo rating ed è una banca che risale ai tempi del piano Marshall, dell'immediato dopoguerra. Che cosa dice il pensiero neoliberista, che è secondo me la causa di tutto il nostro disastro? Il pensiero neoliberista dice che la ricchezza non vale distribuita alla base della piramide sociale secondo il criterio keynesiano, perché ripeto, Keynes dice distribuire la ricchezza alla base della piramide sociale, fare in modo che i lavoratori vadano nei negozi, che i negozi vadano nelle imprese, che le imprese assumono e producano e quindi diano un circolo virtuoso, e che lo Stato intervenga in blocco nell'economia in modo da resistere alle forti componenti economiche privatistiche. Ecco, invece, secondo il principio neoliberista, cosa deve avvenire in economia? La ricchezza deve essere nelle mani di pochi ed ecco che si formano le multinazionali. Questi agenti dell'economia devono agire in forte competitività, sono le parole che trovate nel Trattato di Lisbona. In forte competitività e lo Stato, i popoli sono estromessi dall'economia. Oggi noi dobbiamo opporci a questo sistema. Purtroppo esistono, e qui finisco di tentare di essere economista e torno a essere giurista, purtroppo il nostro ordinamento giuridico non è preparato abbastanza ed è questo l'obiettivo che ci poniamo oggi, grazie all'intervento dell'onorevole Stefano Fassina, il quale si è ben reso conto della situazione e ha offerto la sua collaborazione anche per la proposizione, per la presentazione di un nuovo disegno di legge informato non al neoliberismo, ma a quel pensiero economico che è in Costituzione e che molto bene ha ricordato Vladimiro Giacchè. Il titolo terzo della parte prima della Costituzione
che riguarda i rapporti economici. Basterebbe attuare come programma di governo il titolo terzo della Costituzione per poter salvare l'Italia, l'economia italiana. Il pensiero economico neoliberista, dicevo, prevede l'accentramento della ricchezza nelle mani di pochi, prevede l'estromissione dello Stato dall'economia, prevede la ricchezza, dunque, l'estromissione dello Stato dall'economia, e prevede la forte competitività, come dicevo. Per abbattere questo sistema l'ordinamento giuridico italiano non è molto preparato, perché nell'ordinamento giuridico italiano ci sono due concetti persistenti tra i giuristi che sono un po' l'ostacolo maggiore per opporsi a questo fine. In realtà c'è il concetto di Stato, che è ancora molto oscuro in campo giuridico, e il concetto di proprietà, sul quale tanto ha insistito Vladimiro Jacquet, che è molto fondato sul concetto di proprietà privata, ignorando la proprietà pubblica. Lo Stato, secondo la Costituzione della Repubblica Italiana, è lo Stato comunità, non è lo Stato persona. E noi vediamo che giuristi, anche i giuristi di vaglio, continuano a considerare lo Stato come una persona giuridica. Errore gravissimo, già Sandulli nei lontani anni 40-50 ha messo in evidenza come lo Stato persona giuridica, dopo l'ingresso la vigenza della Costituzione, l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, lo Stato persona giuridica si identifica con la pubblica amministrazione, cioè con quei soggetti che gestiscono i beni di tutti, mentre invece lo Stato comunità è lo Stato costituito da tutti i cittadini, quindi è la Repubblica, articolo 1 della Costituzione. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, quindi sia ben chiaro che secondo la Costituzione il concetto di Stato è il concetto di Stato-comunità, commettendo le premesse del mio discorso. Secondo, non esiste solo la proprietà privata, che va rivista poi perché deve essere accordata, come vedremo, con la Costituzione, ma esiste anche la proprietà pubblica. L'articolo 42 della Costituzione, prima linea, dice la proprietà è pubblica e privata. E Giannini, il più illustre amministrativista del secolo scorso, sottolineò subito che proprietà pubblica significa proprietà collettiva demaniale. Penso di avervi dati gli elementi per capire che noi siamo in uno Stato completamente diverso a quello previsto dallo Statuto Albertino. Siamo in uno Stato costituzionale nel quale lo Stato si identifica con il popolo, con lo Stato comunità, con la Repubblica, che è una comunità, si identifica con il popolo, e i beni, il patrimonio è diviso tra, come pure accennava bene Vladimiro, è diviso tra privati e popolo. Un popolo che non ha più un patrimonio è un popolo destinato alla fine. Cosa è successo con il pensiero neoliberista dominante? È successo che noi abbiamo dato grande importanza alle privatizzazioni, per cui beni del popolo sono stati sottratti al popolo e dati a singoli privati. Io vedo nelle privatizzazioni un furto mascherato, perché nel momento in cui l'ente pubblico proprietario, diciamo per esempio, un esempio odierno, calzante, l'azienda di Stato per le autostrade,
l'agente stato era un ente pubblico, era agente di Stato, che aveva come proprietà le autostrade, e quindi le autostrade erano proprietà del popolo. La privatizzazione dell'ente pubblico autostrade, trasformata in una società per azioni, comporta il trasferimento dei beni del popolo ai beni di una società privata, e quindi il popolo viene spogliato del suo patrimonio popolare, del suo patrimonio pubblico. E allora l'obiettivo che noi ci poniamo oggi è praticamente questo: la ricostruzione del patrimonio pubblico, la ricostruzione della proprietà collettiva demaniale, attraverso un'azione che veda impegnato sia il Parlamento, ma soprattutto coloro che sono legittimati ad agire in base alla Costituzione repubblicana. Mamma mia, come vuole il tempo. A una strana idea che hanno avuto due miei colleghi, cioè quella di portare in Parlamento come proposta di iniziativa popolare una delibera della cosiddetta commissione Rodotà, nella quale secondo me Rodotà c'è entrato ben poco, perché se io leggo gli atti di questa commissione vedo che sono di una povertà incredibile. In causa darei la parola a Antonio Sebastianelli, adesso, che è il sindaco di Terre Roveresche, un comune delle Marche, che ci racconta l'esperienza che appunto stanno sperimentando e vivendo proprio in termini di gestione dei beni comuni. Quindi passiamo anche ad un aspetto più concreto di quello di cui abbiamo parlato in termini teorici, e ci racconterà appunto che cosa stanno facendo. Intanto buongiorno a tutti, per me è un onore essere qua oggi a raccontare la nostra esperienza. Come diceva Floriana, io sono il sindaco di Terre Roveresche, qualcuno dirà dov'è questo comune, sì, è in provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche, ma è un comune nuovo perché siamo nati nel primo gennaio 2017 della fusione di altri quattro comuni. E lì è iniziata la nostra storia, quando io ero sindaco di uno di questi quattro ex comuni, che era San Giorgio di Pesaro, quando nel 2016, dopo aver letto il libro del professor Maddalena, che sicuramente voi o la maggior parte di voi avrà già letto, quindi quello che parla del territorio bene comune degli italiani, lì poi abbiamo preso spunto, perché come penso tanti comuni italiani, tante aree, sicuramente anche Roma non fa differenza, è piena di tantissimi immobili in parte abbandonati, altri sono diventati ruderi, abbiamo tantissimi edifici che sono rimasti incompiuti, perché poi dopo la crisi ha portato anche quello, il blocco dell'edilizia, e quindi queste sono una serie di ferite che abbiamo nel nostro territorio. E quindi leggendo questo libro ci è venuta in mente l'idea, che poi tra l'altro anche altri comuni avevano già iniziato questi percorsi, però non sono forse mai arrivati alla fine, per quanto è un percorso importante, un percorso da un certo punto di vista complicato. E quando l'ho proposto al mio consiglio comunale la prima volta, all'inizio erano un po' diffidenti, poi piano piano ci siamo allineati e abbiamo preso il coraggio a quattro mani e siamo andati avanti. E poi venne anche il professor Maddalena Paolo a presentare l'iniziativa e i suoi lavori, quindi questa cosa fu molto molto apprezzata. E quindi nel 2016 a febbraio approvammo in consiglio comunale il regolamento, e quindi da lì partimmo, perché poi questo regolamento, che di fatto ha lo scopo di cercare in qualche modo di difendere il territorio, recuperare questa miriade di beni abbandonati, perché poi, come diceva il professore, la Costituzione poi ci è venuta in qualche modo in aiuto, o chi l'ha scritta comunque sia aveva una grande lungimiranza, e quindi ho un po' riportato quello che è il concetto di questi beni di tutti, questi beni che appartengono al popolo, e quindi se il popolo
nel illo tempore li ha dati al privato perché doveva assicurarne la funzione sociale. Nel momento in cui questa cosa non viene più assicurata, è giusto che ritornano da lì dove sono venuti e quindi ritornano nelle mani del popolo italiano. In questo caso, perché chiaramente la Costituzione poi prevede anche l'articolo 118, il principio della sussidiarietà, quindi il comune in questo contesto è la parte di popolo o una parte di questa comunità più vicino a quel bene, a quelle esigenze. Anche secondo me e secondo noi, quelli che potrebbero essere più capillari nel poter in qualche modo cercare di ridare una funzione a questi beni, perché poi non possiamo immaginare che lo Stato possa riprendersi tutti i beni e poi comunque si rimetterli in circolo. Abbiamo anche in questo caso i comuni, adesso le province hanno una funzione diversa, e le regioni già cominciano a essere un po' troppo lontane a quelli che sono i bisogni della comunità. E quindi partimmo con questo percorso che prevede chiaramente la prima fase, una mappatura, quindi andare a individuare sul territorio questi che sono i beni abbandonati, beni in degrado, beni che potrebbero essere anche aziende, come diceva prima il professore, che nel tempo hanno delocalizzato, quindi oggi sono disabitati, abbandonati anche loro. Quindi viene fatta una mappatura, questa mappatura viene chiaramente resa pubblica, quindi si trova sul sito del comune e sotto varie forme, e poi da lì parte il secondo step, che è quello dove il sindaco adotta con un'ordinanza ai sensi dell'articolo 50 e 54 del testo unico, e quindi se questo bene può causare danno o alla salute oppure alla pubblica incolumità, e poi si assegna un termine che nel primo regolamento, perché poi anche il regolamento come tutte le cose subisce un'analisi, un approfondimento e cambia, si deve in qualche modo rendere più rispondente a quelle che sono le necessità, perché poi il regolamento per funzionare deve poter essere applicato, se no rimane lì e non serve a nessuno, tantomeno a un sindaco che si trova ad amministrare una parte di territorio. E quindi, fatta l'ordinanza, si assegna un termine e poi se questo termine non viene rispettato, chiaramente non ci sono neanche controdeduzioni da parte di quelli che possono essere i proprietari, o in alcuni casi, perché sicuramente sarà accaduto a tanti di voi, ci sono beni di cui non si sa più neanche chi sia il proprietario. Uno fa un'analisi nei pubblici registri immobiliari, risulta qualcuno che è morto, non so, da 50 o più anni, non... e quindi diventa anche difficile poi, se uno non ha degli strumenti, poter mettere in sicurezza quei beni. E quindi, dopodiché, fatta l'ordinanza, se nessuno va a recriminare eccetera, si passa all'ultima fase, che è quella dell'acquisizione del bene al patrimonio comunale. Diceva bene prima Paolo, noi ad oggi abbiamo fatto 3 acquisizioni, quindi abbiamo acquisito 3 immobili sul nostro territorio, nel comune di Terre Roveresche, 2 nell'ex comune di San Giorgio, quindi il comune dove è partito, diciamo, questo percorso, è un altro, è stato fatto recentemente, perché è stata fatta a novembre dello scorso anno, un altro immobile in uno degli altri municipi. E se poi dopo qualcuno di voi ha la voglia di andare a cercare sul sito del comune di Terre Roveresche, lì trovate tutti i documenti, le delibere, il regolamento, quindi lì trovate tutto, perché di fatto oggi le pubbliche amministrazioni devono essere il più trasparente possibile, quindi trovate tutta la serie di documentazioni e gli atti che abbiamo messo chiaramente in campo. Dicevo, come tutte le cose, i regolamenti evolvono, e infatti quando poi siamo passati dal comune di San Giorgio di Pesaro al comune di Terre Roveresche, io mi ricordo che venimmo a Roma insieme a 2 avvocati che hanno contribuito, insomma, col comune a scrivere e mettere a punto il regolamento, uno è l'avvocato Rocchetti e l'avvocato Rupoli, e venimmo proprio a casa di Paolo, perché poi questo regolamento, prima di approvarlo con questo nuovo comune, fu oggetto di una profonda analisi, una profonda revisione. Per esempio, una della cosa più importante è stata quella in cui è stata fatta una nuova definizione di beni comuni, coniata da Paolo, appunto, dove questi beni, che sono beni che devono essere e sono di proprietà collettiva demaniale, che siccome sono venuti e erano
nella titolarità del popolo, da lì devono tornare. E poi l'altra cosa che è stata fatta è stato introdotto non solo il concetto, chiaramente, che è alla base ed è all'interno della Costituzione, l'articolo 42, della perdita della funzione sociale, ma è anche stato richiamato un altro principio che è nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, l'articolo 17, che invece parla, anche lì definisce la proprietà privata come un modello che non è assoluto, quindi ancora tante persone si ostinano a leggere esclusivamente il codice civile, chiaramente lo interpretano come meglio fa comodo, però di fatto la Costituzione, anche la Carta dei diritti europei, dice che la proprietà non è esclusiva fin tanto che questa va a ledere l'interesse generale, quindi anche quest'altro principio è stato oggi richiamato nel nostro regolamento. I beni acquisiti, come dicevamo prima, sono tre, ma ormai il meccanismo è partito e quindi continueremo e andremo sempre avanti perché è un meccanismo importante. Poi, di questi tre beni che abbiamo già acquisito, uno diventerà una sorta di albergo diffuso, quindi entrerà appunto e verrà utilizzato a fini sempre comunità, per la comunità, ma turistici. Invece un altro verrà dato in concessione a una giovane coppia che poi se lo prenderà, lo ristrutturerà e ci andrà ad abitare, perché poi la Costituzione, in questo caso anche questo regolamento, ci permette di poter porre un freno, perché questo è tipico dei piccoli comuni, allo spopolamento. C'è qualcuno che fa, ormai oggigiorno si trova sul giornale, il comune che vende le case a un euro, e adesso non so quante proprietà abbiamo, noi invece cerchiamo di poter acquisire quelle abbandonate e rimetterle in circolo, perché poi questo è l'obiettivo finale, rimettere in circolo, creare posti di lavoro e sostenere la comunità, e quindi ecco, tenere tanto e tantissimo quella che è la comunità. E le risposte ce le abbiamo proprio nella Costituzione, quindi ecco, noi abbiamo per la nostra piccola parte, perché siamo un piccolo comune di 5.500 abitanti, però la Costituzione abbiamo cercato di attuarla. Grazie. Ho ascoltato con molto interesse, anche perché questo argomento ci colpisce nel vivo, visto che siamo, come Giuseppe ha detto, tra i destinatari dei provvedimenti di riacquisizione da parte del Comune di Roma. E noi quello che ci preme dire è che per quanto ci riguarda il tempo della richiesta e anche dell'interlocuzione con l'amministrazione è ampiamente scaduto, l'abbiamo cercato per tantissimo tempo e ormai crediamo che non ci sia una volontà in questa direzione, e per rispetto della nostra storia noi ci dobbiamo porre la questione nella maniera in cui l'abbiamo sempre affrontata, e cioè laddove noi vediamo una lesione dei diritti delle persone e dei nostri diritti, ci sentiamo legittimati a compiere azioni a nostra tutela, e questo sia in campo giuridico ma anche come per esempio nella nostra pratica originale, quella di occupare uno stabile lasciato in degrado e aprire una vertenza, cioè anche quella di forzare la nostra vertenza con il comune, manifestando la nostra totale indisponibilità a riconsegnare il bene che gestiamo in qualunque forma di richiesta, anche perché noi questa cosa la vogliamo dire, perché è una cosa che ci ha ferito profondamente riguardo al dibattito che si è aperto dopo lo sciagurato caso di Desiree Mariottini nel nostro quartiere. Le occupazioni non sono state in questa città e anche altrove solo veicolo di illegalità, non è assolutamente vero. Noi abbiamo ripristinato diritti e gestione del patrimonio pubblico corrette, e in questo paese gli occupanti hanno scritto delle pagine importanti nella costruzione di questa società.
Cioè erano occupanti, era occupante Placido Rizzotto trucidato dalla mafia, era occupante Giuseppe Di Vittorio occupante delle terre, Carlo Levi confinato a Eboli dove ha scritto uno dei libri più importanti del Novecento. Cioè noi anche rispetto alla storia dalla quale veniamo, e per non allungarla troppo vi evito tutta la parte sportiva che sarebbe lunga e interessante. Noi ci sentiamo in qualche maniera di suggerire, nonostante aderiamo a tutte le iniziative che propongono le associazioni, i giuristi eccetera eccetera, di poter dire che certe frizioni o comunque certe prese di coscienza debbano iniziare a circolare nella società. Ricordatevi che i cambiamenti, o ricordiamoci che i cambiamenti, cioè Rosa Parks quando si rifiutò di alzarsi dal sedile dell'autobus che non era destinato a lei perché era negra, commise un reato, c'erano le leggi sulla segregazione, lo commise e accettò di interloquire con la giustizia che le poteva chiedere una sanzione, alla fine venne riconosciuto che lei aveva ragione. E questo noi in qualche maniera la dobbiamo, è una questione che dobbiamo porre per rispetto anche della storia che ha generato un posto come la Palestra Popolare, nel quale vi invito tutti a fare un salto qualche volta per rendervi conto che appunto nella storia delle occupazioni esistono dei luoghi che sono belli, piacevoli, che hanno dato un contributo alla società e che hanno saputo utilizzare il patrimonio pubblico in maniera corretta. Una piccola premessa, una citazione di Max Gorky che diceva: proprio perché sono dalle parti del popolo non gli posso perdonare tutto quello che fa. Ed è lo stesso che posso dire: proprio perché sono a favore della proprietà pubblica non posso perdonare tutto quello che si è fatto con la proprietà pubblica, perché ci sono delle cose che non possiamo dimenticare. La proprietà pubblica in una certa fase dei manager di Stato è stato uno dei centri di corruzione e un centro di finanziamento illecito della politica attraverso il collegamento. Ma questo forse non è stato fatto apposta, ma ha avuto come effetto quello di dire che per moralizzare dobbiamo abolire la proprietà pubblica. Invece no, la moralizzazione è possibile farla, perché ci sono tanti modi di agire. Scusate, c'era un sistema che era quello delle aziende municipalizzate, aziende pubbliche. A un certo punto molte di loro furono trasformate in società per azioni. Ma scusate, voi sapete storicamente la cosa come è nata? Semplicemente grazie a una soluzione che è avvenuta per evitare che gli amministratori di questi potessero rispondere dei reati previsti per la pubblica amministrazione. Per fortuna poi la cosa è cambiata, che anche se queste società per azioni hanno in gestione un servizio pubblico si applicano quelle, ma se no altrimenti non esisteva la corruzione, non esisteva il peculato, perché era una società per azioni. Perciò ci sono delle motivazioni della privatizzazione, che alcune nascono da lontano dai sistemi pubblici, ma alcune motivazioni nascono da un interesse della classe politica, dove dal suo intreccio con la proprietà pubblica traeva dei profitti privati e non metteva la proprietà pubblica alla sua destinazione. Io ho fatto una piccola indagine su alcune fonti, perché se noi non mettiamo la questione della proprietà al centro del programma politico, non esiste la possibilità di un programma di sinistra, perché se non si affronta il problema del sistema economico, che politica di sinistra puoi fare? Puoi fare la politica di sinistra, che la chiamano come liberali di sinistra, allora i diritti civili. Altra cosa da dire subito, non bisogna poi contrapporre, perché non siamo solo per i diritti civili che non siamo interessati ai diritti civili. L'articolo 832, che opportunamente col disegno di legge lo si vuole chiarire e renderlo conforme alla Costituzione, però ci si poteva già arrivare attraverso una interpretazione della giurisprudenza, perché c'è anche questo problema di dover, la necessità da noi di dover fare delle leggi per dire delle cose che ci sono già. Che cosa dice l'832? Il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo
entro i limiti e con osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. Quando venne fuori, questo era l'ordinamento giuridico corporativo, non era quello costituzionale. Ma qualunque testo che lo pubblica, cosa mette tra virgola, tra parentesi, dopo obblighi di ordinamento? Costituzione, articoli 42, 43, 44. Cioè, se l'ordinamento giuridico è la Costituzione, su questa roba, se ci fosse un'azione politica fatta, un'azione culturale, forse avremmo fatto anche prima. Altra cosa interessante, nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il diritto di proprietà non è compreso tra i 14 diritti fondamentali. Ed è una cosa, questo molto importante, sulla quale riflettere. E questa è del 1950 e fu ratificato nel 55, lo conosco il protocollo primo. La storia della proprietà fu inserita successivamente nel 52 nel primo protocollo aggiuntivo. Ma questa collocazione, tra l'altro in Italia fu una decisione politica di non ratificare la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo se non insieme al protocollo primo che sanciva il problema della proprietà. Cioè certe cose non nascono solo dalle norme che sono là, discendono da decisioni politiche che sono prese politicamente. Perciò questo dobbiamo riuscire sempre a capirlo. Però già allora, quando fu introdotta, non fu messa tra la Convenzione Europea, tra i codici originari, perché c'era una serie di stati, anche in Occidente, pensiamo alla Gran Bretagna, che erano impegnati in processi di nazionalizzazione. Perciò non ci fu l'accordo, quando si doveva definire la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per mettere la proprietà lì all'interno. Comunque, già anche con l'introduzione della proprietà non è un diritto così assoluto come poi è stato anche nella pratica della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Perché esso, cosa dice questo? Ogni persona fisica giuridica ha il diritto al rispetto dei suoi beni, la versione che può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalle leggi e dai principi generali del diritto internazionale. È poi precisato che le disposizioni non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da esse ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte e di altri contributi e delle ammende. Cioè vale a dire che la possibilità di porre dei limiti, come quelli che ha fatto la nostra Costituzione, sono perfettamente compatibili con le norme di diritto internazionale che noi abbiamo anche recepito, perché uno dei problemi che abbiamo è quello del rispetto degli articoli 10, 11 e anche 117, questo vale di più nei confronti dell'Unione Europea, dei vincoli posti dall'ordinamento internazionale. Però se i vincoli posti sono intesi in questo modo, questi vincoli vengono decisi politicamente quali sono, poi darò una dimostrazione di un caso in cui c'è una norma europea che dice una cosa e che non viene applicata nel nostro caso. Già è stato citato l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati, perciò anche qui articolo 6 del testo unico. Quando si contrappone delle norme dei trattati dell'Unione Europea come se fossero assoluti, questo non è più vero con il Trattato di Lisbona, perché con l'articolo 6 del Trattato dell'Unione Europea c'è l'equiparazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea con le altre norme dei trattati, perciò sono esattamente e coordinati. Quello che conta è anche la volontà politica, se la vuoi fare. Non solo, con lo stesso articolo è stata fatta propria come principio internazionale di diritto interpretativo generale del diritto dell'Unione la Carta Europea dei diritti fondamentali, che vi ho detto prima, nella sua formulazione non è un ostacolo. Ecco, qui da un punto di vista politico questa è una cosa importante. Se noi non mettiamo al centro anche della proposta programmatica l'economia mista,
e un diverso assetto della proprietà, difficilmente, cioè non è colpa dell'Unione Europea, ma è anche colpa di chi non riesce a conquistare il potere nel singolo Stato per poter ottenere un altro modo. Vi faccio un esempio adesso di come il diritto europeo, che si viene invocato come vincolo che non possiamo derogare, quando interessa invece non viene osservato. E riguarda una cosa che ci sarà tra poco. Il 26 di maggio si vota per l'elezione del Parlamento europeo, con una legge che è diventata, a mio avviso, incompatibile col Trattato di Lisbona. Perché è semplice. Fu una normativa comunitaria presa quando nel Parlamento europeo erano rappresentati i popoli degli Stati membri. Con questa dizione è chiaro che ogni singolo Stato, l'interpretazione, decideva in che modo di far rappresentare i propri popoli. E perciò nel 2002, ma noi non l'attuammo fino al 2010, ma per ragioni politiche, fu introdotta la possibilità facoltativa di mettere delle soglie d'accesso libere, cioè nel senso potevi metterla o non metterla, e se la mettevi andava dallo 0 al 5%. La metà degli stati dell'Unione Europea l'aveva adottata, ma si andava dall'1,50 al 5%, cioè era molto variabile. Fu introdotta nel 2009, alla vigilia, anche questo contravvenendo un'altra norma di diritto internazionale, che non si possono fare delle variazioni sostanziali delle leggi elettorali se non almeno un anno prima del svolgimento delle elezioni. Questo invece fu fatto a febbraio e si votò in maggio, con una cosa detta dai due relatori al Senato, Malan era di Forza Italia, ma c'era anche Ceccanti, che invece allora era del PD, che disse che bisognava introdurre una soglia di accesso perché bisognava impedire che ritornassero in gioco le forze politiche escluse dal Parlamento dalle elezioni del 2008. Perciò in effetti riuscì nel 2008, e nel 2009 la sinistra non fu rappresentata. Il 2009 riuscì a entrare l'altra Europa per Tsipras, non il 14 infatti, per Tsipras, ma grazie a un fatto che questa norma era stata sottoposta al giudizio della Corte Costituzionale. Però attualmente la decisione degli ordini, dei tribunali attuali, è di non aver accolto, cioè, ma non aver mai mandato alla Corte Europea di Giustizia la questione della compatibilità con il nuovo Parlamento Europeo, dove è detto che il Parlamento Europeo non rappresenta più i popoli degli Stati, ma direttamente i cittadini dell'Unione Europea. Se questa cosa fosse chiara, sarebbe come se in Italia si votasse alle elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano con delle soglie di accesso differenti tra la Lombardia, il Lazio. Cioè, sembra una cosa evidente, ma invece cosa hanno detto? È discrezionalità degli Stati, non si applica la normativa del Trattato di Lisbona, e anzi non serve neanche fare la questione pregiudiziale della compatibilità tra il Trattato di Lisbona e la nostra legge, perché anche se la Corte di Giustizia dovesse dare ragione ai ricorrenti, non ne trarrebbero nessuna utilità. Conclusione ultima che vi lascio: aver fatto le azioni per fare dichiarare incostituzionale, ma soprattutto contraria al Trattato di Lisbona, la legge elettorale vigente, è costato a chi ha fatto il ricorso una condanna a 29.000 euro di spese legali messe complessivamente da tre tribunali. Quando invece abbiamo vinto i ricorsi per far dichiarare incostituzionale il Porcellum e l'Italico, le spese sono state compensate. L'associazione Mare Libero di Ostia. Non ho preparato nessun intervento, ho preso qualche nota, quindi mi scuserete se procedo così un po' molto brevemente a braccio. L'associazione Mare Libero si occupa soprattutto della legalità sulle spiagge di Roma, ricordiamo sono le spiagge di Roma, non di Ostia, e quindi della loro piena fruibilità, accessibilità e visibilità. Le concessioni non sono una vendita, quindi non sono, il demanio marittimo non è stato ancora
perlomeno fino alla prossima legge che speriamo non verrà, non è stato alienato, però le concessioni demaniali marittime sono in realtà una privatizzazione di fatto, perlomeno per quello che vediamo sul nostro litorale. Ci sono recinzioni, ci sono inferriate, ci sono cancelli, e di fatto come dire, abbiamo coniato anche un termine che è quello del lungomuro, quindi non abbiamo più il lungomare, abbiamo il lungomuro, una concessione di fatto. Benché anche la giurisprudenza si sia espressa contro questa gestione scriteriata delle concessioni, una sentenza del Consiglio di Stato dice che la concessione costituisce eccezione rispetto alla destinazione naturale del bene, che è quello della fruizione pubblica collettiva. Quindi diciamo, in base a questo avremmo dovuto rivedere tutta la tematica delle concessioni. L'attuale governo ha, come dire, concesso una proroga di ulteriori 15 anni, quindi questa privatizzazione di fatto si è ancora più rafforzata. Io volevo dire ancora, questa gestione del bene pubblico, che qui volevo, o comune, non voglio entrare nella disputa perché sarebbe troppo lungo, purtroppo causa anche, oltre a un danno, come dire, ai cittadini che devono pagare per l'ingresso, un danno paesaggistico perché rovina, come dire, il territorio, purtroppo anche un danno ambientale, nel senso che questa gestione non consente una tutela adeguata del nostro capitale naturale nei confronti dell'erosione, nei confronti dell'inquinamento. Volevo chiudere con una cosa che è un pochino più personale, forse, che esula un attimo anche dall'attività dell'associazione, ed è un'idea e una valutazione che ho fatto ascoltando tutti gli interventi proprio sul concetto di proprietà. Il neoliberismo, quindi questa concezione economica basata sulla libertà dell'individuo di arricchirsi anche smisuratamente, oltre a delle disparità e delle disuguaglianze enormi che sappiamo, diciamo, essersi determinate, volevo dire che ha creato anche dei danni forse irreversibili all'ambiente naturale. Cioè, noi abbiamo non solo crisi economiche, ma abbiamo anche una bancarotta della natura, così come è stata definita da qualcuno. Quindi probabilmente forse è anche il caso, secondo me, di riflettere, di uscire dallo schema economico, di sottrarre alle categorie dell'economia il concetto del bene naturale, della natura, e di riportarlo un pochino a quello che era in origine, cioè a un nostro rapporto con la natura che sia un rapporto da ospiti e non da proprietari. Grazie. Oggi alle due associazioni, io penso che il merito principale dell'iniziativa di oggi e della sua ispirazione sia quello di porre l'attenzione sì sulla nostra Costituzione, sulla nostra Carta fondamentale, ma in particolare sul suo carattere economico e sulla espressione attraverso di essa della supremazia dello Stato nei confronti del mercato, della proprietà pubblica sulla proprietà privata. Del resto il fondamento più chiaro di questo lo rimediamo, sono stati citati l'articolo 1, l'articolo 3, il quale non solo attribuisce alla Repubblica, con tra l'altro questa qualificazione particolare dello Stato, il compito di ovviamente soddisfare i diritti fondamentali, ma dice di più, cioè rimuovere gli ostacoli che impediscono la libera espressione della persona umana e ancora di più la partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale dei cittadini, andando quindi oltre il mero soddisfacimento dei diritti fondamentali e minimi. Io penso che arrivato a questo punto, e questo è un contributo che vorrei portare alla riflessione collettiva, se è vero che questo è affermato nella nostra Costituzione, questa tipologia di intervento riconosciuta alla Repubblica e allo Stato,
Io mi chiedo quale intervento, perché giustamente Vladimir Jacquet ha accennato un fatto fondamentale, cioè a rigor di logica dopo la crisi economica c'è stato un intervento pubblico, ma è stato evidentemente un intervento pubblico servente di socializzazione delle perdite che ha trasferito il debito privato sulle spalle del pubblico nella più classica, nel più classico copione che siamo abituati a leggere nella letteratura scientifica economica. Oppure può esserci un altro intervento, e mi chiedo in cosa è stato sostanziato l'esperienza storica che ha tradotto nei fatti l'articolo 3 della Costituzione. E questa è stata evidentemente la mi piacerebbe dire la pianificazione, anche solo l'indirizzo, ma la programmazione economica e democratica in questo paese. Del resto fino al 1997 c'era un ministero che tra l'altro si occupava di questo ed era anche denominato così. Ma qual è il valore di questo strumento e perché io vorrei offrirlo al contributo di tutti? Lo spiegò molto bene un padre costituente Togliatti negli anni 60, allorché scrisse che la programmazione era lo strumento che consentiva alla forza lavoro, ai cittadini, di contestare le leggi economiche fondamentali del profitto, del liberalismo e del capitalismo, e consentiva la contestazione al monopolio, al sovrapprofitto e alla rendita, che oggi non a caso sono imperante, venuto meno quella prassi fondamentale. Questo per evidenziare che cosa? Cioè che, ed è una riflessione che bisogna sottoporre a chi è partigiano della Costituzione ma in materia economica la tradisce completamente, questo strumento di programmazione e attraverso questo la nostra Costituzione sono strumenti di fuoriuscita, incompatibili con un ordine liberista ed un modello sociale ed economico liberista, totalmente liberista, ed è per questo che io penso che una sinistra, ma non solo una sinistra, perché su questi principi e su questa Costituzione c'è una pluralità di culture, devono per superare una crisi politica, storica, ideologica, andare oltre quello che è stato per alcuni decenni le ritualità, le parole vuote che poi sostanzialmente si sono tradotte in uno spirito gregario nei confronti del liberismo.